Torniamo ad accendere i riflettori su un paese in cui le donne stanno vivendo all'interno di un regime che nega qualsiasi diritto umano. Sto parlando dell'Afghanistan, ne parliamo con Maryam, che è un'attivista di RAW, Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, che è qui in Italia, supportata da Graziella Mascheroni del CISDA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane. Maryam si trova qui in Italia per raccontare attraverso diversi appuntamenti appunto la situazione delle donne nel suo paese. Ci racconterà anche come la sua associazione sta cercando di manifestare per cercare di cambiare appunto la condizione della donna. E dobbiamo anche ricordare che ha il viso camuffato perché, appunto, come potrete immaginare, la situazione in Afghanistan non è tranquilla per una donna, per un attivista che si espone e di conseguenza rischia davvero anche la vita. Quindi, nel ringraziarvi e darvi il benvenuto, chiederei subito a Rawa qual è la situazione in cui sta vivendo il suo paese. After 20 years of the US and NATO 20 anni di occupazione degli Stati Uniti e dei paesi della NATO che sono arrivati con la scusa di portare la democrazia e liberare le donne e incrementare i loro diritti, non hanno fatto altro che portare di nuovo al potere i talebani. Talebani che si stanno dimostrando come nel primo periodo, cioè dal 92, dal 96 al 2001, un gruppo religioso, un gruppo misogino, un gruppo fondamentalista che si basa semplicemente sulla legge islamica, cioè sulla Sharia. Quindi attraverso l'applicazione della Sharia, tutti i diritti, sia soprattutto per le donne ma anche per gli uomini, sono stati cancellati. Quindi, per quanto riguarda le donne, sono costrette a stare in casa, sono costrette ad uscire solo se accompagnate da un uomo, non possono lavorare, le ragazze non possono andare a scuola se non frequentare solo la scuola primaria, dopodiché tutte le altri tipi di scuola sono chiusi. Quindi la condizione della donna è veramente terribile. Inoltre il paese sta attraversando una crisi spaventosa, una crisi economica. Che cosa sta facendo Rawa e soprattutto cosa dovrebbero fare gli stati occidentali, tra cui l'Italia, per cercare di migliorare la condizione delle donne afghane e del popolo afghano? The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA, is the oldest RAWA, l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, è stata la prima organizzazione politica nata nel 1977, fondata da Mina, che è stata poi uccisa successivamente, una decina di anni dopo, in Pakistan. RAWA quindi ha sempre combattuto contro i fondamentalismi. Il focus di RAWA è espressamente sul sistema educativo e sul sistema educativo soprattutto delle donne, perché crediamo che solo all'interno del nostro paese dobbiamo appunto combattere per trovare un certo tipo di uguaglianza di diritti fra uomo e donna e portare avanti un sistema, cercare di portare avanti un sistema democratico. Il lavoro che noi facciamo oltre al lavoro educativo è quello umanitario. Quello che RAWA può fare all'interno del proprio paese è grazie al supporto di tante organizzazioni femministe, di diritti umani e così via, un po' come CISDA, cerca di supportare i loro progetti. E nonostante appunto si dica che certi paesi, tipo gli Stati Uniti, stanno supportando i partiti fondamentalisti, noi però riceviamo un grande aiuto da organizzazioni a livello mondiale.
Benissimo, ringraziamo davvero Maryam, ricordo, attivista di Rawa, Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, e Graziella Mascheroni di CISDA per averci permesso di vedere uno spaccato di quello che sta succedendo in questo paese. Speriamo davvero che la situazione e la condizione delle donne possa migliorare. Grazie ancora. Thank you very much. Grazie a voi. Thanks a lot.